Ben ritrovati a tutti sulla voce di Novara. Allora, sembra proprio che questa volta ce l'abbiamo fatta. Le notizie di la sera passata sembrerebbero dirci di sì, che in qualche modo l'accordo tra la Lega e i 5 Stelle per mettere insieme i pezzi di un possibile accordo di governo, questa volta si siano trovati. E tutto questo grazie al fatto che Silvio Berlusconi è ancora una volta centrale, nonostante le apparenze di tutto lo scenario politico, ha finalmente detto sì e lascia partire questo vascello, almeno così sembrerebbe, perché poi le sorprese in questo caso sono sempre dietro l'angolo. Cosa vuol dire cosa determinerà questa possibilità, ormai abbastanza fondata, di accordo tra i due partiti che alle ultime elezioni del 4 marzo hanno avuto più consenso dall'elettorato italiano. Vorrà dire essenzialmente una cosa, che entrambi i due partiti, la Lega e il Movimento 5 Stelle, ammaineranno quelle che sono state per tanto tempo le loro principali bandiere, perché alla fine l'accordo è un accordo al minimo comune denominatore, quindi un accordo che prevede in qualche modo che queste bandiere appunto si vengano ritirate, vengano riposte nel fodero. Quindi bye bye reddito di cittadinanza, bye bye flat tax e così via, tutta una serie di altri temi cavalcati in modo spregiudicato durante la campagna elettorale e anche prima, la riforma della legge Fornero, le collocazioni internazionali, ogni tanto usciva fuori di nuovo anche il referendum per uscire dall'euro. Ecco, penso che non sia difficile immaginare che tutto questo scomparirà come incanto dal tavolo, perché se i due partiti mantenessero, come dire, alte appunto le loro bandiere, ben difficilmente i programmi dei due, appunto di Lega e 5 Stelle, potrebbero trovare una composizione. E quindi ci sono due possibilità. O che Lega 5 Stelle, come d'incanto, si incamminino sulla strada di un serio riformismo, cioè abbandonino le sparate e provino ad affrontare i problemi uno per uno, per quello che sono, così come fanno i riformisti, oppure che si imballino nell'assenza di temi forti, di slogan, di bandiere forti. Naturalmente, per il bene del paese sarebbe opportuno che la strada che si apra davanti a questo possibile governo fosse la prima, cioè quello che in qualche modo questi due partiti che hanno una forte radice populista possono trovare almeno lo stile del riformismo, quindi quello dell'affrontare le questioni non ideologicamente, ma in modo pragmatico e una per una, con una gradualità e una serietà. Se invece capitasse l'altra possibilità, quella di un impasse che in assenza di queste bandiere forti lasciasse fermo tutto il quadro, beh, il rischio è davvero che questa volta non ci sia scampo e che si debba tornare quanto prima alle elezioni. Vedremo, qui la cronaca ormai, cioè la storia non si scrive più, si scrive la cronaca minuto per minuto, si vedrà che cosa accadrà in questo weekend, che potrebbe essere quello decisivo già da domani, dopo le 24 ore che Di Maio e Salvini hanno chiesto al Presidente della Repubblica per trovare una composizione. Staremo a vedere, ne parleremo ancora certamente, per il momento ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.